Buonasera a tutti, siamo dal Palazzetto dello Sport di Canusa per il dopopartita di Apulia Food Canusa Real San Giuseppe, partita terminata con il risultato di 3-4 in favore della squadra avversaria e abbiamo l'onore di poter intervistare l'allenatore del Real San Giuseppe, mister Andrea Centonze. Mister, una grande prestazione per la vostra squadra, è un banco di prova molto importante e difficile, prova superata per il Real San Giuseppe. Ma secondo me questo è un campo molto difficile, sia per le dimensioni del campo in sé per sé, sia per la qualità del Canusa, che si è dimostrato un'ottima squadra. Abbiamo fatto secondo me un primo tempo veramente al limite della perfezione, invece nel secondo tempo, a prescindere dalla parte finale del 5 contro 4, abbiamo sofferto in una fase 3-4 minuti, 5 minuti dove il Canusa meritava, ha segnato e meritava forse anche il secondo gol, però poi abbiamo di nuovo gestito bene la partita e credo che posso dire che alla fine abbiamo vinto meritatamente. Possiamo anche dire che il risultato è anche merito della qualità tecnico-tattica superiore della sua squadra, perché in fin dei conti abbiamo anche apprezzato il primo gol del Real San Giuseppe su un gran schema da angolo. Beh, sai, ho la fortuna di allenare una grande squadra e queste sono soluzioni che chiaramente le puoi fare ai grandi giocatori. Sicuramente il primo gol è un gran bel gol che è comunque, secondo me, è un piacere vederlo per tutti quanti. Siamo quasi al termine del girone d'andata. Si conferma questa lotta a due per la vittoria del campionato, che è ancora tuttora aperto fra il Real San Giuseppe appunto e il Futsal Fuorigrotta. Qual è l'augurio che fa lei alla sua squadra in vista del nuovo anno? No, guarda, allora, premesso che come sai io sono arrivato da una partita, quindi proprio lo scontro diretto del Fuorigrotta, che sta a 8 punti, è una signora squadra e sicuramente merita di stare là. Noi dobbiamo lavorare partita dopo partita per migliorare una serie di aspetti del nostro gioco, poi vediamo alla fine chi fa più punti quello meriterà. Per adesso c'erano 8 di vantaggio, che sono tantissimi, quindi sarà veramente un bel giro di ritorno da fare e speriamo di dare veramente filo da torcere al Fuorigrotta, che in questo momento è sicuramente la squadra da battere. Va bene mister, grazie. Siamo con mister D'Ambrosio. Mister, una sconfitta per 3-4, c'è rammarico per un qualcosa che si sarebbe potuto fare in più? Sì, c'è il rammarico per il primo tempo perché non siamo entrati con la solita convinzione, con la solita cattiveria agonistica, non siamo riusciti a mettere in campo quello che avevamo provato per mettere questa partita sui binari giusti. Possiamo anche dire allo stesso tempo che la partita è stata anche determinata da un po' di sfortuna, se si considerano anche i pali e le traverse che sono state colpite dalla tua formazione. La fortuna ha aiutato gli audaci. Nel primo tempo non poteva aiutare assolutamente noi. Non c'era quella convinzione, non c'era quel qualcosa in più che poi ti permette magari tipo ad un palo di farlo diventare un palo interno, di far arrivare prima il nostro sulla respinta o di calciare con la giusta convinzione, il giusto tempo. Sul secondo tempo sì, anche sul 3-1, sul 4-1, la traversa, palo traversa di Paoligno, insomma poteva aprire un po' prima la partita o magari anche il tiro finale a 2 secondi dalla fine, però bisogna metterci questa convinzione dall'inizio, non solo per un tempo. Il nuovo anno si aprirà con un altro banco di prova molto importante, che è quello sul campo della Futsal Parete. Cosa augura la sua formazione in vista del nuovo anno? C'è ancora l'ultima partita del girone d'andata e tutto il girone di ritorno per cercare ancora di dire la nostra in un campionato comunque molto equilibrato e con un alto tasso tecnico. Semplicemente di trovare consapevolezza nel loro mezzo, perché sono dei ragazzi che lavorano fortissimo tutta la settimana, un gruppo eccellente, però poi ogni tanto gli manca un po' di stima, di autostima, e quindi gli auguro questo, insomma. Ok, grazie mister.